avremmo altri 60 milioni di euro dalla Commissione europea, perché ci sono molteplici programmi in cui ad una spesa pubblica può corrispondere un cofinanziamento dell'Unione europea. E quindi a questo punto nella to-do list che noi presentiamo c'è proprio quella di immaginare un diverso futuro, e ad esempio un diverso futuro è quella della visione di Jeremy Rifkin, la terza rivoluzione industriale. Noi volentieri portiamo qui la proposta dei gruppi zero pugliese, che sono in linea con una nuova visione dell'economia della condivisione, un'economia in cui l'innovazione, la ricerca e la possibilità di investire attraverso ciò che risparmiamo sia effettivamente il motore dello sviluppo, uno sviluppo che si basi sulle bonifiche, così come è stato fatto nella RUR, come è stato fatto a Pittsburgh, così come è stato fatto in una città come Stoccolma, dove c'era un quartiere uguale al quartiere Tamburi, Hammarby Sjöstad, che è stato bonificato e attualmente è il quartiere green di Stoccolma, perché andando a bonificare si riqualificano i terreni, si aumenta il valore della città, si aumenta la qualità della vita, e tutto questo ha una trasformazione di carattere economico. Esiste negli Stati Uniti una teoria che si chiama teoria dei prezzi edonici e quantifica come il miglioramento ambientale si trasforma in aumento della ricchezza. Mentre invece qui a Taranto abbiamo fatto l'esatto contrario, abbiamo fatto corrispondere a un peggioramento della qualità della vita e della stessa salute, che cosa? Un deprezzamento di tutto. Ecco perché noi consegneremo a voi una lista di cose che non è, come posso dire, una lista di desideri. Su questo abbiamo lavorato, abbiamo continuamente lavorato in questi anni e abbiamo ritenuto che ci siano a Taranto delle cose, ne dico solo una, assurde. Quanti di voi mangiano l'insalata? A Taranto l'insalata non è controllata per quanto riguarda i metalli pesanti. La regione, io sono andato alla ASL e ho detto: ma perché non controllate per vedere se nell'insalata c'è piombo? Dice: perché la regione ci potrebbe richiedere questo tipo di analisi, ma non ce lo richiede. Erano i tempi di Vendola. E quando è venuto il medico che ha insegnato ai miei studenti a donare il sangue e ha detto: avete una domanda da fare? Una domanda, sì. Se ho piombo nel sangue, lo posso donare? E il dottore ha fatto: no, lei non lo può donare. E io con mio figlio ho fatto le analisi del sangue, c'ho piombo nel sangue. Una proposta concreta sarebbe quella di utilizzare i donatori di sangue come bioindicatori per vedere se hanno piombo nel sangue, perché la presenza di piombo nel sangue è un bioindicatore, è un indicatore di esposizione corrente. Se noi facciamo questo tipo di controllo, innanzitutto il controllo del piombo nel sangue solamente a un prezzo molto molto basso e sarebbe un indicatore di salute per la nostra città. Per cui questo è solamente un piccolo spicchio della to-do list che la consegniamo, e ovviamente auguriamo buon lavoro.